troviamo in Piazza Navarro, qui all'aeroporto, come ogni anno rinnoviamo questa tradizione che oramai da molti anni abbiamo ripreso. Oggi parleremo di questa tradizione che è la Coraissima. La Coraissima è un'antica tradizione popolare calabrese e dell'Italia meridionale. È un'antica usanza arcaica legato al culto pagano. È un calendario segnatempo legato al mondo rurale, al mondo contadino, al ciclo delle stagioni, al risveglio della primavera, alle semine. Questo per i contadini era molto importante, perché per loro era di buon auspicio avere una buona annata, avere un buon raccolto. Ricordo che alla fine degli anni 60, quando tutta in famiglia eravamo raccolti davanti al focolare, mia madre e mia nonna costruivano questa bambola di stoffa che poi veniva appesa al balcone della casa di mia nonna. Come potete osservare, sulla mano destra vi è un fuso. Il fuso indica il trascorrere del tempo. Sulla mano sinistra vi è una patata attorno ad una penna, dove vengono conficcate in modo circolare 7 penne di gallina, una rigorosamente nera. La patata sta a indicare l'abbondanza, la fertilità, la fecondità, il sesso femminile. 7 penne stanno ad indicare le 7 settimane che intercorrono dalla Quaresima alla Pasqua. La penna nera indica la settimana santa che va dalle palme alla Pasqua. In questo tempo quaresimale vi erano delle restrizioni, quali per esempio non si poteva mangiare carne il mercoledì e il venerdì. Le donne dovevano astenersi ad avere rapporti sessuali. Queste restrizioni cadevano il giorno di Pasqua, quando la penna veniva tirata, la penna nera, dopo la Santa Messa. Quindi col tiro dell'ultima penna cadevano tutte queste restrizioni che erano tempo quaresimale. La penna, una volta tirata, deve essere rigorosamente bruciata. Questi sono i costumi che abbiamo all'Aino di Carnevale e di Coraissima. Qua abbiamo la signora Caterina, che è vestita da Coraissima. Questi vestiti prima li indossava la mia bisnonna, passate poi a mia nonna, a mia madre e fino ai giorni nostri. Quindi tutta vestita di nero, un grembiulino, uno scialle sulle spalle e un fazzoletto sulla testa. Sulla mano sinistra tiene in mano un setaccio di paglia che noi in diretto chiamiamo cirniccio. Questo serviva per setacciare il grano. Però per setacciare il grano vi è una tecnica particolare che adesso vi faremo vedere. A rotolatura e a salutare. Quindi Caterina adesso vi farà vedere come funziona questa tecnica. Questa è la rotolatura. La rotolatura. Questa è la salutaretta, dove tutto il grano si raccoglieva al centro. Ecco, abbiamo. Allora, prima di tirare la penna, adesso siamo alla quinta settimana. Quindi sono solamente 3 penne. Adesso la tiriamo, poi non lo sono due settimane. Non quella nera, non quella nera, sto sbagliando. La bianca, vai. Oh! Se c'è il focolare, allora, per allora io vi saluto e voglio concludere con un detto che dico sempre, questo per trasmettere alle generazioni future.
un popolo senza, che non conosce la propria storia, le proprie origini, gli usi e costumi, è come un albero senza radici. Quindi concludo con questo. Bravo. Bravo pure la paraiso. Yeah.